ben ritrovati amici nella cucina dell'informatica. È sempre un piacere avervi ospite sul mio canale. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete un like. E soprattutto condividete questo video, mi raccomando. Di cosa parliamo oggi? Guarda qua. AMD Radeon Pro W5005, 125 W. Una scheda che è stata fatta per la modellazione, quindi CAD, CAM e quelle cose lì, eh? Non è fatta per giocare. Abbiamo provato questa scheda qua con il mio amico Fabio, perché ha detto proviamola, perché se non funziona la mandiamo indietro, e così l'abbiamo provata giusto con una build che mi è stata commissionata. Una signora mi ha chiesto di montargli un computer da spendere poco, mi raccomando spendiamo poco, e ho detto spendiamo poco, però basta che mi paghi, io ti chiamo pure mamma se vuoi. E comunque abbiamo fatto questa build che è basata sul Celeron G 5905, uscito da poco tra l'altro. Allora, non è un processore per gaming, anche se poi l'abbiamo provata, ma solo provata con questa qui, con questa meraviglia. In realtà lo scopo era di vedere come il Celeron si comportava anche con una scheda video di questa caratura. E così abbiamo diviso questo video, che si articola in due parti. Prima parte, che riguarda la presentazione del prodotto, la scheda madre, il processore, il case, come solitamente faccio. E poi nella seconda parte vedremo, dopo aver montato questa scheda qua, come il Celeron si comporta insieme a questo bijou. Ok? La cosa interessante è che, giusto per dire due parole, che ho visto gente che col Celeron G59 o qualche cosa, non il 05 perché è appena uscito, ma no, forse con la serie precedente, G49. Sì, il G49 associato a una GTX 1050 ci gioca, Celeron più GTX 1050, gioca a 50 frame per secondo. Non vorrei aver visto male, ma mi sembrava addirittura in Full HD. Adesso non so con quale livello di dettagli, ma sicuramente andare a 50 frame per secondo con un Celeron e una GTX 1050 non è male. Purtroppo le schede video hanno preso dei prezzi, ad oggi che siamo a febbraio 2021, hanno preso dei prezzi che è veramente fuori della grazia di Dio proprio. Cioè, comprarsi una scheda video oggi è fare un investimento. Ti fai un mutuo, ti compri un paio di schede video, poi magari aspetti che aumentino le rimenti. Vabbè, vanno con le fesserie. Vediamo allora la prima parte del video, che riguarda la build, come è stata costruita. E poi nella seconda parte, che è un altro video, che verrà pubblicato tra un paio di giorni, vedremo come si comporta il Celeron con questa scheda video. Che poi questa qua, a fine mese, la montiamo su una Belva basata sul AMD Ryzen 9 5900X. Bella roba. Regia, vai col video! Procediamo a presentare questa build. Cominciamo dalla scheda madre, è una Asus, eccola qui, Asus Prime H410ME, quindi utilizza questo chipset, il 410, l'immancabile disco NVMe della Kingston 150 GB, l'immancabile memoria della HyperX 2x4 GB a 2666 MHz, il processore, piccolo della categoria, il Celeron G5905, uscito da poco, e stella della composizione, ma solamente per prova, è questa scheda, la AMD Radeon Pro W5005, e non andrà a comporre alla fine tutta la build, ma è solo qui per prova, perché il mio amico l'ha comprata e dice provamela, vedi se funziona, se no la rimandiamo indietro, visto che l'ha presa su Amazon Warehouse. Ok, procediamo allora all'unboxing. Allora, vediamo un po' il contenuto della scatola della scheda madre. Ovviamente la scheda madre, manualistica, DVD dei driver, due cavi SATA, mascherina e poi, cosa bella, questo aggeggino qua che serve per bloccare il disco NVMe. Si pianta questo qua lì dentro, si mette il disco e poi si blocca in questa maniera qua. Faccio vedere. Si chiude così e speriamo che funzioni. Poi ci divertiamo. Oddio, se hanno cambiato la vite che costava un centesimo, con questa roba qui che costa 0,9, non è che ha fatto un grande miglioramento, quasi quasi riparivo la vite. Anche se sinceramente preferisco il sistema adottato dalla Gigabyte. Comunque, ognuno ha i suoi metodi, evidentemente non volevano pagare il brevetto e hanno preso quella roba lì. Vabbè,
Staremo a vedere. Ecco un altro elemento della build, è il case della E-Tech, case che ha già un alimentatore montato. E dico sempre, non ne sono il massimo degli alimentatori, anzi forse sono proprio il minimo. Comunque tutti quelli che ho comprato hanno sempre funzionato. Voglio vedere come va a finire quando rimonteremo poi la W5005, perché solo quella consuma 250 watt. Ma vediamolo un po' più da vicino perché è interessante, mi piace proprio per questo tale case. Allora, cosa di bello questo case? Beh, insomma, rispetto a tanti altri, da poco che l'ho visto sul catalogo di E-Price, due connettori USB 3.0, due connettori USB 2.0, ovviamente microfono e cuffia, poi c'è il tasto di reset, che bello questo qua, una novità che vedo sugli E-Tech, o iTech che si voglia. Il tasto di reset, c'è anche la luce, suppongo, di accensione, o qualche altra cosa. Ah no, forse per far lampeggiare l'attività del disco. E poi c'è il tasto di accensione. Finalmente hanno fatto dei tasti di accensione un po' decenti, perché i precedenti sono veramente pena. Volendo si può montare anche un lettore o un masterizzatore DVD, e volendo si potrebbe mettere anche un multicard reader qui sotto. Ok, procediamo. Bene, vediamo un po' da vicino questa scheda madre, i vari collegamenti che si possono fare. Partiamo qui da sinistra. Qui abbiamo il connettore dell'alimentazione della CPU, il connettore per l'alimentazione del dissipatore della CPU, dissipatore di calore, i due banchi RAM. Questa scheda può portare fino a 64 GB di RAM, se non ricordo male di aver letto in maniera corretta. Il connettore per l'alimentazione della CPU, con le sue varie tensioni, più 3, più 5, più 12, eccetera, eccetera. Poi qui abbiamo il connettore USB 3.0/3.2, il connettore per la circuiteria frontale, quindi il tasto di accensione, il tasto di reset, luce dell'hard disk, dell'attività dell'hard disk, luce di accensione del computer, e qui abbiamo un connettore a 4 pin per collegare il buzzer, che sarebbe quel piccolo altoparlantino che fa bip 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 quando parte e c'è qualcosa che non va. Poi abbiamo 4 connettori SATA, qui abbiamo il ponticello per fare il reset della scheda madre, fare il clear del BIOS, questo dovrebbe essere il TPM, come si chiama il connettore TPM, due connettori USB 2.0, questa scheda madre, che è la H14ME, ha due connettori USB, mentre la D ha un solo connettore, però poi c'è qualcosa di differente. Porta di comunicazione seriale, audio frontale, questo è questo dell'audio, PCI X16, PCI X1, qui c'è il connettore della ventola di estrazione del calore, processore, VRM, moduli di regolazione della tensione della CPU, e qui abbiamo il connettore del disco NVMe. E qui sotto c'è il chipset, praticamente è quell'oggetto che fa metà del lavoro che fa la scheda madre, in sostanza, l'altra metà la fa la CPU. Vediamo ora, credo di aver detto tutto, vediamo ora le connessioni posteriori. Ed eccole qua. Abbiamo di qua il connettore per il mouse con connettore DIN, connettore DIN della tastiera, VGA, HDMI, due prese USB 3.0, due prese USB 2.0, scheda di rete da 1 gigabit, poi qui abbiamo il connettore dell'audio, e come dicevo prima, la differenza tra questa scheda qui, che è la E, rispetto alla D, che la D dovrebbe avere due connettori USB 2.0 in più. Praticamente quelli che sono che mancano qua, la Asus li ha messi qua. Vabbè, comunque l'importante è che funzioni. Ok? Procediamo e vediamo l'altro oggetto. Ed ecco qua l'altro componente, il Celeron G5905, il processore, che viaggia alla frequenza di 3,5 GHz, ha una TDP di 58 watt, quindi non è neanche eccessivo come consumo di corrente, e questo è il suo dissipatore, con il connettore PWM. Quindi cosa vuol dire PWM? Vuol dire che lui regola automaticamente la velocità di rotazione in base alla temperatura del processore. Vediamolo anche dall'altra parte, ecco qua, è fatto in alluminio, queste strisce grigie che vediamo qui è la pasta termoconduttiva già preapplicata, e come dicevo prima io lo trovo molto silenzioso, alcuni dicono che faccia rumore, ma sinceramente non mi è sembrato che fosse così assordante come dicono alcuni.
Se proprio vogliamo trovare un difetto, io mi lamenterei piuttosto di questi perni di fissaggio fatti in plastica. Avrei preferito delle viti che sono più sicure, però anche queste fanno il loro mestiere e lo fanno anche abbastanza bene. Allora, proviamo un pochino a vedere un giochino come parte. Vediamo la Solitaire Collection di Microsoft, parte che è una meraviglia. Insomma, risponde benissimo, dai. Lo voglio più dalla vita. Guarda come gira, 8 e 5, 10 asso, no, di re. Insomma, non ci si può lamentare. Facciamo un test della linea, vediamo se cresce anche questa volta. Andiamo su Google. Google Chrome, cerchiamo speed test. Vediamo un po' come va oggi. Andiamo server. Connecting, 10 millisecondi di ping. Chissà per quale motivo a quest'ora va sempre piano. Al mattino va bene, pomeriggio rallenta. Poi riprende a navigare bene la sera. Boh, va a sapere. Misteri dell'informatica. Misteri di Wind, più che altro, Wind Infostrada. Wind 3 adesso. Vediamo se si pianta un'altra volta. Incredibile, più veloce l'upload che il download. C'est incroyable. Vabbè, abbiamo visto questa roba qua. Vediamo magari di navigare su YouTube. Non si può lamentare la velocità. Vediamo il mio canalino. La cucina dell'informatica. Sul pamì, eh? Vabbè, ma tutto lo stesso. Vediamo il mio filmino, eccolo qua. Guarda come va veloce. In HD, mettiamo schermo intero. Adesso non si sente l'audio perché non l'ho collegato. Comunque, usciamo di qua. Esco. Cosa
Vediamo un filmato in 4K. Vediamo come risponde il 4K. Come si vede, come riproduce un filmato 4K. Costa Rica, mi piace questo. Sento un po' di pubblicità che non manca mai su YouTube. Sentiamo l'annuncio, eccolo qua. Mettiamo schermo intero. Ah! Non fa un lag, neanche a pagarlo. Ed è un Celeron, eh? Un Celeron con la HD610 Intel. Adesso sta riproducendo in 4K. Va abbastanza bene, no? Per quello che deve fare chi l'ha comprato questo computer. Guarda che meraviglia. Vediamo un altro 4K. Questa con l'API. Oh, che bella. Che bella la naturalezza, direbbero in Spagna. Se qualcosa si muove magari si capisce meglio. Via la pubblicità. Qualche animale che cammina. Sono solo fiori. Fiori in 4K, ma sono solo fiori. Questa lì l'abbiamo già visto. Vediamo questa del line. La capra che scala la diga. Vediamo questa, vediamo un po'. Vamos a ver. Che è un piacere, è un Celeron e non gli si può chiedere di più. Comunque il suo mestiere lo fa bene o male. Ok, vuoi vedere qualcos'altro che ti viene in mente? C'è il mio amico Fabio qui che non vuole essere ripreso, fa la regia soltanto. C'è qualcosa che ti viene in mente che possiamo far vedere? Un cartone animato? Ma cartoni animati, Mr. Bean? Vediamo Mr. Bean, dai. Cos'è? Ah, altra pubblicità. Metti un film in Full HD. Un film in Full HD, vediamo se c'è qualche cosa. Full HD. Full HD. Eccolo qua. Ho fatto un programma di test per il Full HD. Che te ne pare, Fabio? Piace? Sì, viaggia bene. Viaggia bene. Aquos. Sì. Non è niente male. Secondo me è tutto merito anche del disco NVMe. Vuol dire, eh? Vuol dire. Non fa un lag neanche a pagarlo. Non si pianta mai. Benissimo, dai. Ora passiamo alla prova successiva. Ora commetteremo un crimine. Ora associeremo una AMD Radeon Pro W5005 a un Celeron. Lo so, è un crimine. Dobbiamo provarla, se non funziona dobbiamo mandarla indietro. Vai, Ste. Vai, Fabio. Metti pausa, vai. Tesoro mio, ancora 15 giorni starei con me. Poi cambierai padrone. Bene, avete visto allora come si è montato e come funziona bene questo Celeron G5905. La commissionante mi ha detto: voglio che mi installi questo computer perché ci devo fare del meeting online, mi installi questo. Una persona con le idee chiare, io l'ho fatto. Abbiamo speso 233 euro, ma contati, senza la licenza Windows. Comunque, basta, non fare più chiacchiere, adesso passiamo al video incriminato. Veramente, associare un Celeron G5905 a questa scheda qua è veramente un crimine. Comunque, al prossimo video, dai, vedetevi adesso la seconda parte, facciamo vedere come funziona il Celeron con la AMD Radeon Pro W5005, ok? Al prossimo video, ciao!